Bentornati amici, sono qui a cimentarmi nell'impresa ciclopica di realizzare un video per voi nonostante il casino che sta provenendo dall'altro appartamento. Oggi voglio farvi vedere questa. Questa qui è una torcia flash Godox SK402. Il nome SK400 ci indica che questa testa flash eroga una potenza di 400 watt. Per intenderci stiamo parlando di un numero guida di 213, quindi nell'ordine comunque dei 200, quindi è sicuramente più potente di uno Speedlight. È una testa flash entry level, quindi ha un prezzo veramente molto contenuto. Stiamo parlando di $140, quindi 100, nonostante il cambio euro-dollaro dovrebbe essere favorevole per noi, stiamo parlando di 140 euro. Ci sarà le spedizioni di mezzo, le tasse sulla dogana, magari qualcosa del genere. Quindi comunque è un flash da studio che costa veramente veramente molto poco. È un flash, come potete vedere, che funziona col filo, quindi non è una soluzione come la D400 Pro, per esempio, sempre di Godox, che funziona con la batteria. Questo qui ha bisogno di essere connesso alla corrente, quindi o al muro o a un generatore. È un flash pensato prevalentemente per interni. Infatti io ho avuto delle difficoltà a scattare in una location che era ibrida, metà interna e metà esterna. Ho avuto dei problemi, vi lascio la card per andare a scoprire che tipo di problemi ho avuto, perché ne ho parlato in un video recente che ho già pubblicato. Andiamo a vedere un pochino le caratteristiche di questo flash. Innanzitutto abbiamo la monta Bowens, quindi qui abbiamo la sicura. Io vado a aprire la sicura e rimuovo il cappuccio. Sotto il cappuccio troviamo la luce pilota, che è una alogena da 150 watt, e andiamo a trovare la nostra lampada del flash. Ora andiamo ad accendere il flash, così vi faccio vedere due cose. Beep, il flash è acceso. Ora qui abbiamo il primo bottone, è quello che serve a selezionare i gruppi, quindi abbiamo la possibilità di selezionare i gruppi A, B, C, D, E, F, eccetera, e abbiamo la possibilità di selezionare anche dei gruppi che vanno da 0 a 9, quindi se stiamo lavorando con altri flash in serie o con altre persone possiamo suddividerci i gruppi in maniera tale da riuscire a trovare una combinazione dove tutti si riesce a lavorare bene. La seconda cosa che abbiamo qui è il pulsante S1, S2. Questo è molto interessante perché questa è la modalità slave. Nel momento in cui io vado a premere questo bottone, compare la scritta S1 o S2 se lo clicco due volte. Che cos'è la modalità slave? Fondamentalmente, la funzione slave serve a far sì che questo flash venga attivato dal lampo di un altro flash. Quindi, per esempio, io potrei avere qui il mio flash Speedlight 430EX2 di Canon. Questo è un flash che ha un bottone per il lampo pilota, quindi io vado ad accenderlo, lo vado ad accendere, e nel momento in cui io ho impostato il mio flash, l'ho impostato con una potenza di 1:4, quindi ha una potenza percepibile. Nel momento in cui io vado a eseguire un lampo con questo flash, non so se riuscite a vedere, a me sembra che ci sia la percezione di quello che sta succedendo anche a monitor, anche se il lampo è così veloce che non è che si capisca granché. Nel momento in cui io faccio scattare questo, scatta anche questa. Infatti mi ha accecato, come potete vedere, cosa non faccio per farvi vedere le cose, mi ha accecato perché il lampo di questo che io ho sparato sul soffitto è stato percepito. Non so se riuscite a vederla, da questa fotocellula rossa. Questa qui è una fotocellula che percepisce i lampi degli altri flash, per cui se io ho un altro flash, che può essere anche il flash incapsulato nella mia fotocamera, posso usare il lampo di quello per far partire il lampo di questo. Si sincronizzano da soli a una velocità che è superiore a quella dello shutter, e quindi abbiamo tutti i nostri scatti sincronizzati per il nostro shooting. Questa è una cosa molto molto utile, anche se, come vi dicevo, ho avuto un problema proprio nell'utilizzare questa modalità perché c'era così tanta luce ambientale che il lampo non veniva rilevato correttamente. Questo è, secondo me, un problema di poco conto, nel senso che questa è una luce pensata per interno. Quindi io l'ho voluto usare in un contesto ibrido e ho avuto un piccolo problema, ma che mi sono provocato da solo, perché questa qui è una luce per interni, io l'ho usata in un contesto dove c'era così tanta luce che il lampo non veniva rilevato correttamente, quindi diciamo che era colpa mia, non era colpa del flash. Proseguiamo con i nostri bottoni, abbiamo il bottone buzz. Il bottone buzz serve a fare questo. Ora io lo tolgo subito perché questo serve a darci il beep. Nel momento in cui io l'ho attivato, ogni singola operazione che faccio produce un beep. Questo può servire per avere la percezione di quello che sto facendo, se l'ho girato o non l'ho girata, la ghiera avrà preso o non avrà preso il comando. Il buzz in questo ci aiuta e fa un beep anche dopo ogni scatto. Ve lo faccio vedere di nuovo e vi faccio vedere anche subito il bottone test, che è l'ultimo bottone che abbiamo qui. Nel momento in cui io lo premo,
Vedete che parte un lampo e subito dopo c'è un beep. Il beep mi segnala non che ha scattato, ma che è pronto a scattare ancora. Quindi il beep mi sta dicendo che il flash si è ricaricato, quindi che i tempi di buffer del flash sono terminati ed è pronto a scattare nuovamente. Questo è importante quando scattiamo in sequenza, perché ogni volta che io scatto, quando sento il beep, so che il mio flash è pronto a scattare ancora. Quindi può essere utile per quello. In questo momento io lo tolgo, perché altrimenti ogni volta che faccio qualcosa sentiamo un beep. L'ultimo bottone che abbiamo a questo punto è il bottone Mod Off. Mod sta per Modeling, Modeling Light, che è la luce pilota. Nel momento in cui io lo premo, vedete che la luce pilota si accende. Ora, qui io ho questa rotella che serve sia come rotella sia come bottone, quindi io la giro per fare un'impostazione e poi premo per confermargliela. Io qui posso andare a modificare l'intensità della luce pilota. Come vedete, può essere molto molto tenue. Se io la vado ad aumentare diventa anche abbastanza potente. Fa un minimo di ronzio, questo va detto. Se io adesso la metto a tutta potenza e l'avvicino al microfono, non so se riuscite a sentirla, è impercettibile infinitesimale. È veramente impercettibile, però io ve lo faccio sentire per completezza. Non so neanche se si riesce a sentire dal microfono, perché comunque è tarato sulla mia voce. Questa è molto molto bassa. La alzerò in post, così forse si riesce a sentire meglio. Comunque adesso la abbasso perché mi sta abbronzando. Nel momento in cui io vado a chiuderla completamente, vedete che si spegne. Così è al minimo, così è spenta. Quindi è molto molto utile. È bello avere questo tipo di comando, perché così io posso gestirmi la luce pilota. La luce pilota a cosa serve fondamentalmente? Serve a due cose. La prima è a capire che cosa stiamo facendo. Nel momento in cui io ho una luce fissa, come quella che sto usando adesso, lo vedo subito l'effetto che ho sulla scena che sto riprendendo. Nel momento in cui viceversa ho una luce flash, non è così immediato. Io potrei posizionarle tutte, poi fare uno scatto e scoprire che non mi piace quello che ho fatto. La luce pilota mi consente di vedere prima quello che sto facendo per avere un'idea quantomeno di come casca la luce. Poi il lampo flash avrà un colore diverso e una potenza diversa. Questo flash ha una temperatura della luce di 5600 Kelvin, quindi è una temperatura che va benissimo per le luci flash ed è standard. La temperatura della luce pilota è più calda, quindi non è la stessa cosa, però mi darà la percezione di come cade la luce sopra il mio soggetto, quindi sarò in grado di vedere per esempio che qui ci sarà un'ombra mentre qui no. In questo mi aiuta, inoltre mi aiuta molto nella messa a fuoco, perché se sto lavorando in uno studio e magari ho oscurato le finestre per avere il massimo controllo sulle mie luci, avere la luce pilota permetterà alla mia camera di focheggiare correttamente. Soprattutto se ho una camera non nuovissima in una stanza oscurata, farà molta molta fatica a mettere a fuoco. La luce pilota viene in soccorso a questa esigenza. Torniamo sul retro e vi faccio vedere che oltre al pulsante on off qui abbiamo due ingressi. Abbiamo un ingresso USB e un ingresso jack da 3.5. Questi servono per sincronizzare il flash con dei trigger che mandino il segnale dalla fotocamera, dallo scatto dello shutter della fotocamera fino al flash, e questo flash a sua volta può mandare il segnale ad altri flash in modalità slave. Quindi se sto usando questo con un trigger di vecchia generazione, posso metterlo anche in serie con altri, mettendo questo in modalità mastro e gli altri in modalità slave. Quindi questo qui scatterà connesso a un device che vado ad attaccare via USB o via jack, gli altri scatteranno perché leggo nel lampo di questo, ovviamente posto che gli altri abbiano la modalità slave. Se non dovessi voler utilizzare una soluzione di questo tipo, ma volessi gestire tutto in maniera integrata, posso affidarmi a questo simpatico giocattolino. Questo è il Godox X Pro C. C sta per Canon, ovviamente io utilizzo Canon, quindi questa qui è la versione con l'attacco per Canon, ha proprio dei foretti diversi, quindi c'è la versione Canon, c'è la versione Nikon, forse c'è la versione Sony, non sono sicuro, ce n'è per diverse case produttrici. Questo va a interfacciarsi direttamente con il flash. È molto ben fatto, perché nel momento in cui io lo accendo, e io adesso lo accendo, qui c'è il bottoncino, tic, adesso è acceso. E che cosa scopro nel momento in cui lo accendo? Innanzitutto che la batteria è scarica, ma non è questa la cosa che ci interessa adesso. Io qui ho una serie di bottoni, vedete, questi sono i gruppi. Gli stessi gruppi che io posso selezionare con il primo bottone sulla mia torcia, posso andare a selezionarli da qui e quindi posso assegnare delle batterie di flash o un singolo flash a un gruppo in maniera tale da gestirli separatamente. Quindi gli posso dire se devono scattare in un dato momento oppure se non devono scattare in un dato momento, posso comandare tutto da qui. Ho anche la possibilità di fare lo scatto test, quindi se io premo qui parte il mio scatto pilota. Posso fare veramente tante cose. La cosa che mi piace di più in assoluto è che io qui ho una rotella con cui ho la possibilità di dirgli che potenza mi deve erogare. Quindi io, stando seduto, senza più andare in giro a smanopolare, io posso stare seduto e dire a tutti i miei flash quello che devono fare, posto ovviamente che siano sincronizzati. Per esempio,
L'SK402 ha questo tipo di sincronizzazione con questo trigger della Godox. La versione SK401 non ce l'ha. Quindi, se state pensando di acquistare questo tipo di flash, state molto attenti, se volete questo tipo di device, di stare prendendo la versione 2, perché la versione 2 è il primo entry level di Godox che dispone di questa sincronizzazione integrata. Invece la versione 1 non ce l'ha e quindi dovremo andare a sincronizzare in un altro modo. Ora, come vi dicevo, questo flash ha la monta Bowens, quindi è una monta standard che funziona con la stragrande maggioranza dei modificatori per flash che troveremo sul mercato. Nel momento in cui noi acquistiamo un flash di questo tipo, non abbiamo finito la nostra ricerca della perfezione della luce, ovviamente, perché un flash come questo ci darà una potenza che è di 400 watt con un numero guida di 213, ma questo ci sta solo fornendo l'output della nostra luce, non la qualità. La qualità della luce ce la fornirà il modificatore che andremo a montare sulla nostra monta Bowens. Quindi modificatore potrà essere un Beauty Dish, potrà essere un Octabox, potrà essere qualunque tipo di modificatore che andiamo a posizionare, deve essere scelto ovviamente in base al tipo di fotografia che stiamo facendo. Se stiamo facendo ritratto, vogliamo una luce morbida, prenderemo un modificatore più ampio. Se stiamo facendo foto prodotto, prenderemo piuttosto uno snuto, un altro tipo di modificatore, uno strip box, qualcosa di più piccolo. Dipende dal tipo di fotografia che stiamo facendo. Ovviamente per fare fotografia di qualità dovremo avere dei modificatori di qualità. La qualità della luce qui è possibile tirarla fuori, ma serve un modificatore in grado di trasformare questo lampo nel tipo di luce che noi vogliamo. In questo momento questo lampo è molto simile alla luce del sole, perché vedete, la lampadina è tutto sommato piccola rapportata alle dimensioni di una persona. Quindi, se stiamo facendo ritratto, uno dei casi più comuni, la lampadina è abbastanza piccola, quindi è simile alla luce del sole. Abbiamo una luce puntiforme piccola. Nel momento in cui la luce del sole picchia sulle nuvole, se è una giornata coperta, le nuvole diffondono la luce e avremo una luce più morbida e più gradevole rispetto che se ci fosse il sole a picco. Col modificatore è la stessa cosa. Nel momento in cui noi la usiamo così nuda, simulerà la luce del sole. Può andare bene per certi scatti fashion, ma non va bene sempre. Non va bene quasi mai, in realtà. Va bene solo per certi scatti fashion, oserei dire. Quindi dobbiamo montare un modificatore. Mettiamo un Beauty Dish, mettiamo un Octabox e, come per magia, avremo una qualità della luce maggiore, perché a quel punto sarà come avere una cortina di nuvole che diffonde meravigliosamente la luce del sole. Avremo lo stesso effetto nei nostri ritratti in casa. Da tenere presente anche che è importante la distanza tra la luce e il soggetto, quindi nel momento in cui noi ci avviciniamo avremo una luce molto maggiore, quando ci allontaniamo avremo una luce che arriverà maggiormente anche sullo sfondo. La legge dell'inverso del quadrato ci aiuta. I matematici mi odieranno perché loro lo dicono in un altro modo, con un sacco di formule e capendoci probabilmente molto di più, ma quello che noi dobbiamo ricordarci è che quando avviciniamo la luce al nostro soggetto otterremo un soggetto molto più illuminato di quello che ci aspetteremmo, più del doppio per essere precisi. Io me la ricordo sempre così: fondamentalmente, se ho la mia luce a un metro, la allontano di un metro, quindi va a due metri, mi aspetterei di avere la metà della luce. Invece non è la metà, è molto molto meno della metà. Solamente questo bisogna ricordarsi: al variare della distanza, la quantità di luce che arriva sul nostro soggetto cambia drammaticamente. Guardate cosa succede se mi avvicino la luce. Vedete che mi sta bruciando? Guardate cosa succede se la allontano. Vedete? Adesso non mi sta più bruciando e l'ho allontanata di 20-30 centimetri. Quindi cambia veramente tantissimo la distanza in rapporto a quello che stiamo vedendo. La stessa cosa succede allo sfondo, nel senso che se ho una luce molto vicina a me, la luce arriva molto prepotente su di me, ma non arriva altrettanto prepotente sullo sfondo. Ma se io la allontano, la differenza tra quella che arriva su di me e quella che arriva sullo sfondo è meno accentuata. Fra l'altro, vi devo dire che vi metto la card, così potete andarvi a vedere il video di quello shooting sugli abiti da sposa, perché l'ho fatto proprio con queste torce. Vi devo dire che sono molto contento della reliability di queste torce, dell'affidabilità di queste torce, nel senso che io le ho utilizzate dalle 9 di mattina fino alle 19 di sera, con la pausa pranzo, certo, in cui le ho spente per farle respirare un po', perché poi comunque la luce pilota scalda. La luce pilota, comunque, una volta che avete fatto la scena, se c'è abbastanza luce per focheggiare, la potete anche spegnere. Detto questo, io le ho utilizzate tutto il giorno, abbiamo fatto l'intera giornata di shooting con 4 di queste torce, non hanno perso un colpo, si sono comportate comunque molto ma molto ma molto bene. Sono molto contento di questo, e questo mi fa pensare che, nonostante il prezzo contenuto, siano delle luci con cui si può lavorare assolutamente a livello professionale. Io perché ve ne parlo, e perché ve ne parlo come torce entry level? Perché dichiaratamente, per la fascia di prezzo che ricoprono, sono delle torce entry level, però ci si può tranquillamente lavorare a livello professionale. E adesso vi ho detto
tutte le features di questa luce, ma adesso vi vado a dire quali potrebbero essere i motivi per cui potremmo non volere questa, ma potremmo volerne una un pochino più performante. Innanzitutto i tempi di ricarica, perché questa luce ha dei tempi di ricarica che, se usata alla massima potenza, arrivano fino a 2 secondi. Questo vuol dire che io faccio un lampo, 1001, 1002, pronti a scattare. Quindi 2 secondi sono un po' tanti per certi tipi di fotografia. Se io sto facendo degli splash, se sto facendo delle cadute di veli o dei salti, magari voglio fare più lampi in un secondo. Con questa faccio un po' fatica. A me non interessa assolutamente. Io metto in posa la mia modella, faccio la mia scena e poi faccio uno scatto singolo. Non faccio mai raffiche, perché con una raffica mi trovo con una foto buona e 5 foto da buttare. Preferisco farne una sola buona. Quindi non è quello che interessa a me. Se è quello che interessa a voi, sicuramente valuterei di andare a scegliere qualcosa di più performante sotto questo punto di vista. Per contro, devo dire invece che per quanto riguarda la durata del lampo, questo flash se la cava abbastanza bene, perché abbiamo infatti una durata del lampo che va tra un 800esimo e un 2000esimo di secondo. 2000esimo di secondo ovviamente se stiamo erogando la potenza minima. Questo a che cosa serve? Attenzione, nel momento in cui scattiamo in un contesto di luce controllata e stiamo facendo magari un salto, quindi abbiamo un modello che si muove, nel momento in cui noi scattiamo abbiamo il flash che ha una durata nel tempo, anche se il flash dovrebbe cristallizzare l'azione, tuttavia l'emissione luminosa ha una durata. Se questa durata è superiore a tot, noi vedremo comunque il movimento della persona che sta saltando, lascerà un po' di scia, genererà del micromosso, se non addirittura una scia fantasma, se la durata è troppo lunga. Ora, se lavoriamo con la potenza massima del flash, la durata è più lunga, perché la potenza che sta venendo erogata è maggiore, quindi il lampo dura di più. Per questo motivo, quando si fanno dei salti, degli splash, delle cose in movimento, si cerca, per quanto possibile, di utilizzare la potenza minima, in maniera tale che la durata del lampo sia la più bassa possibile. E si dà il caso che con una durata minima del flash di un 2000esimo di secondo, questo flash sia abbastanza performante sotto questo punto di vista. Quindi, i motivi per cui io vi direi non prendete questo, ma prendetene uno di fascia superiore, sono unicamente il tempo di ricarica. Una cosa che a me non serve, quindi io mi trovo benissimo con questi. Secondo me il tempo di ricarica non serve quasi mai, nel senso che avere la possibilità di fare le raffiche col flash in studio è una cosa che serve in rari casi ed è comunque bypassabile con il ragionamento, nel senso che invece di fare una raffica io posso ragionare di più sulla mia scena e fare meno foto fatte bene piuttosto che trovarmene 5.000 di cui ne butto via 4.997. Quindi questo è il mio modo di lavorare. Ovviamente se lavorate con i veli, se lavorate con l'acqua, con gli spruzzi, quello è un altro discorso. Lì le raffiche ci possono stare, a quel punto sì che potrebbe servirvi qualcosa di più performante sulla raffica, però valutate bene in funzione di cosa state pensando di prendere un flash più evoluto di questo, perché se state pensando di fare gli spruzzi di vernice, quindi vi serve una raffica consistente, valutate anche quanto è performante la vostra camera, perché magari la vostra camera non è abbastanza rapida per fare quella successione di scatti. Valutate anche quante volte farete un lavoro di quel tipo, perché a me gli splash per lavoro non li ha mai chiesti nessuno, vi dico, quindi non è una cosa che succede tutti i giorni, è più una cosa creativa che il fotografo decide di fare perché vuole avere a portfolio delle foto con gli splash. Ora, il punto qual è? Foto con gli splash ormai ce le hanno tutti, tranne me, a me non interessa. Ce le hanno molti, moltissimi hanno le foto con gli splash a portfolio, quindi non fate più sto figurone se fate le foto con gli splash, perché è una cosa già vista. E oltretutto raramente ve lo chiederanno, a meno che non improntiate, se volete improntare la vostra carriera sugli splash, dite io faccio lo specialista degli splash, così mi chiameranno quando devono lanciare dei liquidi, va bene, ovviamente va bene. È una cosa così particolare che non so se baserei la scelta del mio flash su quello, baserei piuttosto la scelta del mio flash sul fatto di avere comunque un oggetto su cui posso fare affidamento, un oggetto che non si scarica, non si rompe, ovviamente se lo maltratto si rompe, però se lo trattiamo bene continua a funzionare, e io l'ho anche maltrattato, l'ho fatto funzionare molto a lungo senza dargli troppa tregua e comunque ha tenuto botta. 4 di questi hanno tenuto botta, tutti e 4 hanno funzionato perfettamente per tutta la giornata, quindi questo è quello che io cerco in un flash, l'affidabilità e il fatto di dire io sono tranquillo che con questi posso fare un signor lavoro quasi in qualunque contesto, quasi, perché in esterna no, quasi in qualunque contesto riesco a tirare fuori il risultato che voglio con una luce che mi piace e riesco a coprire una molteplicità di scenari fotografici, perché io con questo riesco a fare still life, riesco a fare ritratto, riesco a fare interni, riesco a fare macro, riesco a fare anche light painting, perché nel momento in cui abbiamo una luce sola possiamo spostare
spostarla per fare light painting. C'è stato un servizio fotografico in cui non avevo ancora la coppia di questi, quindi ne avevo di meno, ne avevo due, vi lascio la card anche di quello. C'è stato un servizio fotografico in cui ho utilizzato una coppia di flash e ho fatto light painting, nel senso che facevo camera sul cavalletto e facevo uno scatto, poi spostavo le luci e facevo un altro scatto, così ho illuminato porzioni della scena. Sostanzialmente è uno still life light painting con le teste flash, si può fare anche quello. Abbiamo tenuto la camera sul cavalletto, quindi poi possiamo fare il blending delle varie esposizioni in post-produzione, si può fare tutto con una luce come questa. Ci tengo a specificare che non ho preso soldi da Godox per fare questo video, purtroppo, perché li avrei accettati, in quanto sono già contento del prodotto, quindi le cose negative che vi dovevo dire di questo prodotto ve le ho già dette. In esterna non ci farei troppo affidamento, ma non è la cosa sua, quindi non è quello il problema. Un'altra cosa che bisogna dire di questo flash è che ovviamente un flash top di gamma ha una costruzione più solida, è più robusto. Questo non ha una costruzione solidissima. Questo a me interessa relativamente, perché il discorso è: se io lo tratto bene, lo tengo sul suo stand e non gli do botte, non lo sbatto in terra, questo funziona. Ovviamente se lo faccio cadere, ragazzi, si rompe, ma si rompe anche il top di gamma se lo faccio cadere, quindi, capito? Cioè, il top di gamma sì, è costruito meglio e più resistente, però comunque se lo faccio cadere si rompe anche quello, non è quello che cambia. Se lo trattate bene, questo funziona e vi darà degli ottimi risultati. A questo punto io direi, se mi sono dimenticato di dirvi qualcosa o se avete domande, lasciatemele pure qui sotto in un commento, sarò felice di rispondervi. Vi lascio con una piccola selezione di immagini realizzate proprio con questi flash, così vi rendete conto un pochettino di quella che è stata la resa, almeno per me. Io vi ricordo che sto scattando sempre su, io uso solo Canon, quindi sto scattando sul sistema Canon, stavo scattando in tutti questi scatti che vi farò vedere, stavo usando qualcosa che probabilmente era tra la 700D e la 5D Mark IV, quindi abbiamo anche un bel range, perché stiamo passando dal mio muletto fino alla mia ammiraglia, quindi copriamo un pochettino tutte le possibilità fotografiche che ci sono lì nel mezzo. Non ho scattato niente con la Canon EOS R con queste luci, ma perché avevo già detto in un video precedente in cui parlavo della EOS R, io quella camera la uso solo per fare video. Il sensore è lo stesso della 5D Mark IV, quindi non cambia niente. Le foto che vi farò vedere fatte con la 5D Mark IV sono le stesse identiche che avrei fatto con la Canon EOS R con queste luci, quindi se volete un riferimento su quello, sulla mirrorless, sarebbe esattamente la stessa cosa. Per il resto, nelle foto che vi farò vedere non starò a specificarvele tutte, però sono fatte con sensori APS-C anche entry level e con sensori full frame anche di fascia professionale. Vedrete che sostanzialmente non c'è una grossa differenza, perché nel momento in cui abbiamo una buona luce con una quantità di luce giusta, un'emissione corretta e una qualità giusta della luce data dai modificatori e dalla distanza e dalla scelta, dalle varie scelte che si possono fare sul set, non è più così importante avere un sensore full frame, avere una lente con un'apertura stellare. Nel momento in cui abbiamo pieno controllo sulla luce, noi scattiamo in una situazione di studio di luce controllata, scattiamo a f8 e quindi non c'è f1.2 che tenga, abbiamo bypassato quella cosa lì, non ci serve più la lente di serie L con l'anello rosso da 2.800 euro che ci dia quell'apertura di quel tipo, non ci serve più, perché in un contesto di studio abbiamo abbastanza luce da scattare a f8 e anzi vogliamo scattare a f8, perché comunque una lente a f1.2, per figa che sia la lente, per quanto sia trattata la fluorite, l'elemento frontale antiriflesso, tutto quello che volete, però a f1.2 la nitidezza non è massima. La nitidezza di solito è massima nello sweet spot, che di solito è a metà dell'estensione di una lente, del diaframma di una lente, quindi di solito è tra f8 e f11. Quindi in un contesto di studio io userò sempre f8, ogni tanto vado a f11 se voglio una profondità di campo maggiore, ma comunque con f8 sto facendo ritratto, ho tutto il mio soggetto a fuoco e vado liscio così. Avere questo tipo di soluzione di illuminazione vi consente anche di non dovervi più preoccupare tanto di che lente state usando. Ovviamente non mettiamo un fondo di bottiglia sulla nostra camera se possiamo evitarlo, però nel momento in cui abbiamo un'illuminazione studiata, corretta, abbiamo controllo sulla luce,
Abbiamo la lente kit che fa 3.5, 5.6 di apertura, fa niente perché tanto noi scattiamo f8, quindi non ci serve più quell'apertura. Non so se sono riuscito a trasmettervi il mio entusiasmo per questa torcia flash, spero proprio di sì, non vi dico di fiondarvi a comprarla, però se ci state pensando valutate perché sicuramente dà dei buoni risultati e tolti i contro di cui vi ho parlato io ne sono veramente veramente soddisfatto. Vi lascio a una selezione di immagini realizzate appunto con queste torce e niente, a questo punto non mi resta altro da fare che invitarvi a iscrivervi a questo canale perché ci saranno altre recensioni, altri unboxing fintissimi come solo io so fare, il prodotto già in mano e scrivo unboxing, ma tanto vabbè, so che mi perdonate e tanto l'importante è parlare del prodotto e farvelo vedere. Vi posso dire una cosa, non ho fatto l'unboxing di questa torcia perché sarei stato paraculo, nel senso che queste le ho prese 2 anni fa. Sarebbe stata una menzogna fare l'unboxing adesso, ho preferito non farlo neanche, però vi posso dire una cosa, la scatola è arancione e bianca, quindi i colori della Godox comunque bianco e arancione, la scatola è carina, c'era dentro del polistirolo e c'era dentro la torcia, c'era dentro il suo cappuccio per la luce, adesso vado a rimetterlo, vedete. Si innesta e si gira, lui fa click e da questo momento è innestato e questo è per portarlo in giro, serve a proteggere la luce, la lampadina della luce pilota e della luce flash da eventuali urti, quindi portiamo in giro così siamo tranquilli che non si rompe, non si rompe, io questi li sbatto in bagagliaio e comunque non si rompono, tratto meglio che posso, non è che li lancio, però li metto in bagagliaio, prendono i colpi, comunque le buche nella strada eccetera e tengono botta, quindi non è che se costano poco si rompono subito, assolutamente. L'attacco ovviamente è Bowens, non so se l'avevo menzionato, è l'attacco standard per tutte le luci, quindi qualunque modificatore o la monta Bowens andate a prendere, monta correttamente su queste luci. C'è anche la possibilità di montare l'ombrello, qui dentro c'è un buchetto, quindi io posso infilare il mio ombrello qui dentro, posso avere sia l'ombrello traslucido che l'ombrello riflettente, posso avere tutte le combinazioni, quindi questa luce veramente è straperformante secondo me per quello che costa. A questo punto fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e niente, vi invito anche a lasciare un like a questo video se avete apprezzato la recensione, seguite anche il canale se volete rimanere aggiornati perché io ogni volta che compro qualcosa ve lo faccio sapere, magari andrò anche a rivedere cose che ho già comprato perché insomma mi rendo conto che non posso comprare cose solo per fare le recensioni, però di giocattolini tra quelli che ho preso io e quelli che mi hanno preso in ufficio ce ne ho parecchi, quindi fra l'altro per onestà vi devo dire che queste non le ho acquistate di tasca mia ma me le ha comprate l'ufficio, quindi se volete andare a vedere i lavori dell'ufficio vi lascio anche il link in descrizione con i lavori che ho fatto con queste, sempre per l'agenzia web per cui lavoro, potete andare a vedere tutto quanto e niente, io vi ho detto veramente tutto, vi ricordo che usciranno nuovi video presumibilmente ogni inizio di settimana, quindi se volete iscrivervi al canale e cliccare la campanella per rimanere aggiornati, questo è il momento di farlo. Vi do appuntamento al prossimo video.